Una manifestazione dedicata ai più piccoli ed indirizzata ad una delle risorse più importanti a disposizione delle nuove generazioni, la lettura. I tre giorni di Libriamoci sono partiti a Veroli all'interno del primo istituto comprensivo della città ernica. Tre giornate, tre tematiche. La prima, appunto, quella odierna con le istituzioni, un incontro con le istituzioni. La seconda si incentrerà sulle forze dell'ordine con i carabinieri, con la questura, con la polizia provinciale. Mentre la terza giornata sarà dedicata alla famiglia. Nel primo giorno, dedicato alle istituzioni, non poteva mancare chi rappresenta il governo sul territorio. Un buon cittadino si forma sui banchi di scuola, perciò bisogna dare loro quei principi giusti oggi. E poi l'ambiente, il nostro problema in questo territorio è l'ambiente sotto tutti gli aspetti. Cerchiamo di inculcare loro la cultura del rispetto del territorio dove vivono. Soddisfatto il primo cittadino di Veroli. Lo studio rappresenta il miglior modo per attuare quelle che sono le disposizioni della Costituzione proprio attraverso la partecipazione e la conoscenza. Speriamo che questo incontro sia servito perlomeno a dare questi stimoli a questi ragazzi che attraverso queste indicazioni potranno veramente realizzare i loro sogni attraverso il percorso scolastico. È anche con queste iniziative che si possono riavvicinare le nuove generazioni alla politica. Voglio veramente complimentarmi per questa bellissima iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale di Veroli e dalle scuole di questa città. Per uscire da questo momento difficile è opportuno e doveroso ripartire dai giovani. E la testimonianza per i piccoli studenti è arrivata proprio dal comune. Ho parlato ai ragazzi dell'amore per la lettura, di questo amore incondizionato, perché a mio parere leggere vuol dire prima di tutto emozionarsi, quindi se non ci si emoziona non si impara nella vita. Quindi il mio invito è stato quello di amare appunto non per dovere la lettura, ma per piacere.